Questa è la prova tecnica. Però io nello sketch devo entrare e Sì. devo fare la mia. Falla, 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 vai, Vado? vai, 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 Allora, buonasera, salve, io sono quello delle bozze stupide. anche lui è Benvenuti qui a Corso Desina 62. Vi intratterrà questa sera Geretiello con una rotonda sul mare. Un applauso ci slaghi. È il nostro disco che suona. Grazie, a figurarci. toccare voglio dire. Vabbè. www.radioscene.com, faccio cose, Vedo gente. frequento circuiti. Faccio le nuove cartelle. Vabbè, ma cosa sta facendo? Ah, scusami, Mimmo, scusatemi, radio web ascoltatori, ma sto facendo una cosa importantissima, di vitale importanza per il mio futuro. Ma stai mandando il curriculum a qualche altra radio? Dimmi, mi dica la verità. No, sto aggiornando il mio nuovo stato di Facebook. Mi aspetto almeno 34 mi piace e 72 commenti. Ne va della mia dignità, Mimmo, ci sono. Radio Siani è un mondo Fantastico. ragazzi, Noi abbiamo un prima di rito. cominciare abbiamo un rito. Io e te riesce. Brava, ne serve uno solo. Un rito. Un rito per favore, Lino. Lino è Un un rito. Giuliana, ce lo fai un rito. No, 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 basta, ci ho suonato il rito. Grazie. Questo va Ragazzi, un bene. rito, Giulio. Basta, fatto l'idea. Grazie. www.radiosiani.com, faccio cose. Faccio cose. Tonio Perna? Rich, per cortesia, mi trovi a Tonio Perna. Mimmo, Mimmo, scusami, scusatemi, signori radio web ascoltatori, ma sono impegnatissimo. È appena arrivato dal Giappone il Facebook Agonistic Modificator 3.0, Mimmo, ci sarà una cosa che rivoluzionerà il mondo del social network. Che ci farà cambiare religione. Esatto, è modo di vivere la vita. Vabbè, Rich, mandi la sigla. Sigla C. Cambio spesso lavoro, ma non ho mai un contratto decente. Cambio sempre casa, ma non ho mai avuto un contratto di fitto. Cambio spesso stipendio, peccato che non aumenta mai. Cambio ogni volta contratto di collaborazione, ma non collaboro, anzi, io lavoro e mi sfruttano pure. Cambio stage, tirocini, finti apprendistato, ma le esperienze che servono, quelle non me le fanno fare mai. Cambio master, corsi post laurea di perfezionamento e specializzazione, ma le competenze che servono, quelle non le maturo mai. Cambio di continuo studio professionale, ma continuo a rimanere un professionista dell'arrangiamento. E badate, non sono un musicista. Leggo, mi informo e sono anche un giornalista pubblicista, ma anche se pubblico spesso, non mi pagano mai. Recito, ho fatto perfino l'Accademia d'arte drammatica. Scrivo poesie e mi diverto a raccontare storie, ma nessuno mette una moneta nel mio cappello. Nella vita faccio Vedo cose, gente. frequento circuiti, Sono inserito in dei contesti. Faccio parte di alcuni ragionamenti, Sono introdotto in apparati. seguo convegni. Partecipo a tavole rotonde. Prendo parte a dibattiti. Sono parte di un movimento. Sono iscritto ad associazioni. Mi faccio strada. Non perdo tempo perché presto o tardi arriverà il momento. E finirà tutto questo e inizierà un nuovo percorso perché, malgrado tutto, anche se non sembra affatto, il socialismo è alle porte. Peccato che non bussa mai. www.radiosiani.com, faccio cose. Vedo gente. Aggiorno gli stati. Ricevo notifiche. Io creo le pagine. Cancello contatti. Invio messaggi. Peccato che non li visualizzo mai. Sì, mi dica, Cislaghi. Intanto buonasera, mimo Cislaghi, benvenuto a Buonasera anche a lei. www.radiosiani.erc. Punto erc non ho mai sentito di Perché c'è Mercolano, no? Punto erc. Allora, Riccio, oggi questa sera ha portato la Non mitragliatrice. abbiamo mitragliatrice, Non l'ha non abbiamo portata. fucili, No, non però lei abbiamo. sa bene che con Tonio Pesce c'è bisogno di una piccola mitragliata ogni tanto, perché queste Mister. battutacce non sono consone al livello culturale del programma. Ma lei come si permette? Questo era un piccolo. Questa era un piccolo. Una mitragliatrice, diciamo, molto, diciamo, software. Ma ti dicevo, lei come fa a insinuare che io invio messaggi e nessuno li Ma visualizza? io non ce l'avevo con lei personalmente, Ah, Slavi. ecco. Non mi permetterei mai. So che lei è un giornalaio acclamato, Grazie. ad Arzano, a Chiazzanova, tutti aspettano con ansia le sue notizie la domenica mattina. Sì, infatti poi i nostri ascoltatori conoscono bene proprio Arzano, i suoi quartieri. Assolutamente. Ma perché parla di queste cose? Ma Ma, beh, per cortesia, allora mi dica. introduciamo. Cosa introduce? L'argomento di oggi. Ah, no, ferma. Prima dell'argomento, Ah. cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ha studiato oggi? Io assolutamente Ora è andato a sì. ripetizioni private, Private, come non ho la... studiato, lo ammetto, non ho C'è la studiato. rassegna. Ah, la famosa rassegna, interessante. Ecco. Sì, però è sì, interessante che riguarda. Che riguarda l'argomento di oggi. Che
Il social network. Ah, ecco, qui volevo arrivare. Però le dica cos'è? Il social network. Mamma mia, ma lei c'ha una lezione. Ma lei ha fatto 3 anni di accademia, si vede? Cuneo. Sì, siamo io e Harry De Luca che poi... No, per favore, non dovrebbe adesso incomincia con i suoi compagni di scuola. Ultimamente mi ha detto che anche Darwin era suo compagno di scuola. Sì. Cioè, lei mi dica, allora, lei è andato, ripetiamo un attimo, lei andava in classe con... Con San Gennaro. No, un momento, con Epicuro. Con Epicuro, e quella è la media, però. Alle medie, con Epicuro, con San Gennaro e con Harry De Luca. Con Harry De Luca. A proposito di Harry De Luca, ma tu lo sai che mi ha mandato una... Mi ha mandato un'email Harry De Luca. Harry De Luca, giustamente, tra poesie e romanzi, manda... Mi ha mandato questa... Sì, perché io stavo avendo un momento di solitudine, questo social network che mi avevano imprigionato, e lui mi ha scritto: il volersi bene si costruisce, ma l'amore, quello vero, no. L'amore lo senti immediato, non ha tempo. E dire ti sento, un contatto di pelle, un abbraccio, un bacio. Mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle, sempre e comunque. Ragazzi, tu ne abbiamo veramente, quando interpreta queste parole, che ovviamente non sono le sue, sono di Harry De Luca, sembra veramente una persona intelligente, ma... Sì, ma non lo è! Non lo è assolutamente, poi noi ci aiutano, i testi ce li scrivono, ma comunque, io direi, prima di introdurre, diciamo, la rassegna interessante, cominciamo con un po' di musica, perché io ho dei gruppi, questa volta Rich, lancio io i gruppi. Lanciala i gruppi. Questa volta abbiamo... Che abbiamo? Gli Aquiloni con Il cielo blu da Bosco Trecase. Ma non è vero, non è vero, signori. Ma siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Abbiamo i saluti. Oggi abbiamo parlato di virtuale, di sociale, di generalizzazione professionistica, insomma di casarelle dove si inaugurano iniziative di vario genere. Abbiamo, come dire, capito perché le persone si... fanno i profili insieme, perché Pasquale e Giuseppina condividono lo stesso profilo Facebook, e soprattutto abbiamo capito perché esiste Facebook e come è nato. No, abbiamo capito come è nato, il perché ancora lo dobbiamo capire. Ne abbiamo parlato. Sì, assolutamente, per queste persone timide che noi invitiamo ad uscire di casa e a socializzare con le persone vere, a toccare le persone. In questo momento sto toccando Fabrizio e non mi dispiace affatto. E non mi dispiace affatto. Allora vogliamo, parlando di questo, invito anche a non farvi su troppe pippe, perché sennò mentali. Quindi noi salutiamo il mitico Phil Jefferson Rich alla regia, Buiano Ercolano, Napoli. Vogliamo salutare Lino Vitagliano. Ciao ragazzi, è stato un piacere. È un piacere tutto nostro. E Fabrizio, perdone il cognome, Esposito, un vero... No, mi scusi, Fabrizio Esp. Ah, Fabrizio Esposito. Fabrizio, grazie per essere venuto. Ciao a tutti, bellissima questa web radio, complimenti. Ah, grazie. Io saluto lei, Mimmo Cislaghi. E io saluto te. Ecco, tantissimo. Noi fonderemo una nuova componente politica. E come si chiamerà? I post linkotaggocratici. Wow, e allora vi saluto. Vi salutiamo qui da Radio Siani, che è un mondo. Fantastico.